Siamo in collegamento con l'assessore alle infrastrutture e alla mobilità del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza. Grazie per essere collegato nuovamente con noi. Ben trovato, assessore. Oh, grazie, grazie a voi, un saluto a tutti. Allora, la buona notizia è che nella notte di Capodanno oltre 100.000 persone hanno scelto il trasporto pubblico a Napoli. Sì, sono 107.000, 70.000 sulla linea 1 e 37.000 tra le due funicolari, quella centrale e quella di Montesanto. È l'unica città che ha mantenuto i trasporti comunali aperti tutta la notte. Ci siamo riusciti grazie ai lavoratori di ANM che si sono sacrificati a un'attività di concertazione con i sindacati molto proficua, in cui devo dire che ho partecipato anche io, il sindaco personalmente, perché era davvero importante dare a Napoli questa possibilità complessiva, diciamo, di avere una grande nottata. C'è stata, come fanno vedere le immagini, è stata una nottata bellissima, in cui direi che oltre ai trasporti anche i servizi di pulizia hanno funzionato, la polizia municipale, le forze dell'ordine. Insomma, è stata una bella nottata che siamo riusciti a dare a tutti noi. Certamente, insomma, era necessario perché Napoli è invasa dai turisti anche per questo weekend dell'Epifania e c'è bisogno che i turisti ritornino. Di conseguenza, l'efficienza dei servizi e quindi dei trasporti è più che mai un biglietto da visita fondamentale. Quindi uno sforzo doveroso. Per quanto riguarda la metropolitana, dovrebbe entrare in esercizio anche il nuovo treno a febbraio? Sì, allora la prima parte delle prove finisce in questa settimana, poi ci sono le prove cosiddette dinamiche, cioè le prove in cui il treno circola, quindi si vedrà di nuovo questo treno circolare senza fermandosi ma senza aprire le porte. Se tutto va liscio come sta andando, effettivamente a febbraio dovrebbe entrare il secondo treno, ma noi stiamo ottenendo che in parallelo iniziamo a lavorare anche sul terzo treno, quindi se tutto va bene a metà gennaio iniziamo anche il collaudo del terzo treno, perché chiaramente cercheremo di andare il più possibile in parallelo. Ogni treno in più che arriva sono tra 1 minuto e mezzo e 2 minuti di attesa in meno per i cittadini, quindi per noi è importante metterne tanti nel 2023. Quanti? Difficile dirlo, ma insomma ci stiamo orientando su un treno ogni 2 mesi. Questo è possibile con una forte collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e con l'Agenzia Nazionale della Sicurezza, e chiaramente ANM e Comune. Però in realtà i nostri programmi stanno andando lisci, quindi a febbraio dovrebbe entrare il secondo nuovo treno, è vero. E questo, diciamo, è importante perché già i pendolari, insomma, notano la differenza. 2 minuti in meno di attesa è tanto, quindi è importante che con questo secondo treno possiamo magari arrivare anche a quei 11 minuti di attesa, insomma. Esatto, teoricamente 10 minuti e mezzo, quindi diciamo è così. Un nuovo treno porterebbe il valore teorico a 10 minuti e mezzo tra un treno e un altro, poi l'attesa è la metà, e l'attesa media è la metà, vorrebbe dire che se tutti i treni riescono a stare in circolazione si aspetta un poco più di 5 minuti in media, cioè tra 0 e 10 minuti. È ovvio che più si va avanti, più i vecchi treni invecchiano e quindi sono dei miracoli che si fanno in ANM per farli circolare tutti quanti, eh. Quindi si va in parallelo con i nuovi treni, ma insomma una manutenzione sempre più difficile dei vecchi, e perciò dobbiamo accelerare il più possibile l'entrata man mano, ma certo nel rispetto delle regole della sicurezza che lo Stato ha, quindi in accordo con l'Agenzia Nazionale della Sicurezza Ferroviaria. Nel 2023 vi siete anche fissati un obiettivo, migliorare la viabilità cittadina, cercando di creare delle ZTL in alcune zone, quelle più ad alta concentrazione di traffico, come il Vomero? Allora sì, però noi dobbiamo seguire una cronologia che sia logica, cioè diciamo noi speriamo, auspichiamo, la Giunta Manfredi vuole aumentare le ZTL, vuole aumentare le zone pedonali, però dobbiamo prima, un istante prima, avere i trasporti più efficienti. Quindi man mano che metteremo in funzione i nuovi treni ed altro, quindi offrendo un servizio di trasporto pubblico migliore gradualmente, gradualmente potremo attivare nuove ZTL e zone pedonali. Fare il contrario significa
far riempire di traffico ancora maggiore le altre strade, perché Esattamente. diciamo, finché non miglioriamo con i trasporti pubblici di massa, soprattutto, quindi con la metropolitana, beh, i cittadini, se non possono prendere la metropolitana, non possono attraversare delle zone in ZTL, affolleranno di traffico e di smog le altre aree. Quindi bisogna procedere, diciamo, in parallelo, se no si fa demagogia, altrimenti, insomma. Certo, è Sembra proprio un quello provvedimento che green, sembra un provvedimento sostenibile, ma non è così, perché ogni ZTL che si fa ci sono le strade alternative che si intasano di traffico ancora di più. Magari sono anche i vicoli stretti dei quartieri o non so, o altro, o anche del Vomero Alto, che peggiora la qualità dell'aria. Quindi bisogna essere cauti e andare in parallelo. Certo, è proprio quello che evidenziavamo ieri con il presidente della quinta municipalità. Questa ZTL di cui si parla al Vomero potrebbe in qualche modo creare ulteriori problemi di viabilità ad alcune zone, per esempio via Cilea, che già normalmente è un tappeto di macchine, quindi a tutto danno poi dei residenti per oltre l'inquinamento acustico, ma proprio quello ambientale, insomma, diventa un'area realmente irrespirabile, quindi c'è È bisogno. così, cioè diciamo, ogni cosa che si fa c'è anche un altro effetto, quindi bisogna stare attenti, perché è ovvio che avere più ZTL e più zone pedonali lo vogliamo tutti, e però vediamo anche gli effetti quali sono sul resto, cioè non si può dire più ciclabili, più corsie preferenziali, più zone pedonali, più ZTL, sì, però i cittadini poi dove passano con l'automobile? Dobbiamo togliere automobili, dobbiamo efficientare i trasporti, e quindi perciò il grande sforzo sui trasporti di massa e sulle metropolitane che stiamo facendo. Assessore, ci dica una cosa, chiaramente noi cerchiamo una mobilità più sostenibile, quindi le auto green, le biciclette elettriche, insomma tutto quanto possa non inquinare, ma dal 1 gennaio le auto elettriche non avranno più le agevolazioni nei varchi, perché? Allora, l'anno scorso il provvedimento fu preso a febbraio, e non è anche questo, non è una cosa sempre semplice, ma non è semplice, perché diciamo c'è una diminuzione di entrate nelle casse comunali, quindi è un provvedimento che va discusso in giunta col bilancio, perché a quello si associano anche diciamo, i parcheggi gratuiti per le auto elettriche. Quindi è un provvedimento che io ovviamente ho già messo in campo, che è all'attenzione attualmente di ANM. Probabilmente lo riporteremo in giunta, ma associandolo a una diminuzione di entrate comunali. Quindi anche Vabbè, se ma non è un insomma è uno provvedimento. sforzo che si può fare, anche perché purtroppo le auto elettriche non sono ancora così numerose e per incentivare il cittadino, insomma, qualche privilegio glielo dobbiamo dare. Sì, verissimo, però sono in forte crescita, quindi diciamo c'è un problema che poi le strisce blu potrebbero essere occupate tutte dell'auto elettrica e i residenti non avrebbero più dove parcheggiare. Quindi diciamo bisogna trovare un giusto equilibrio, ma ovviamente io devo tutelare, come dire, il mio assessorato. Io lo porto positivamente questo quesito in giunta, ma va discusso col bilancio, voglio dire, non è che lo decido. Lo decido da solo. Se no arriviamo al paradosso che chi ha l'automobile non elettrica non sa proprio più che fare, quindi bisogna bilanciare le varie esigenze. Ma io credo che noi lo confermeremo, non posso dirlo con certezza perché non dipende solo da me. L'aumento delle auto elettriche è forte, molto forte, e noi di questo ovviamente siamo ben contenti, ben felici. Dobbiamo però tutelare pure chi non ha ancora l'auto elettrica, perché magari non se lo può permettere. Bisogna bilanciare l'interesse, come si deve fare sempre in democrazia. Una buona notizia per il lungomare, dovrebbero cominciare i lavori di restyling quando? Allora, non, è tutto a posto, nel senso abbiamo un'impresa anche affidabile che deve fare i lavori, ci sono stati ricorsi al TAR ma assolutamente respinti, quindi siamo pronti per iniziare. Però dobbiamo essere concreti e quindi dobbiamo tenere la viabilità perfetta per la tappa del 12 maggio del Giro d'Italia, che di nuovo passerà per Napoli. È stata la quarta tappa più vista in Italia l'anno scorso. In genere le tappe più viste sono quelle alpine. Napoli tira moltissimo, è uno dei motivi per cui poi ci sono tanti turisti, anche che l'immagine di Napoli sta circolando tanto. E quindi la partenza dei lavori, che possiamo fare da subito in effetti, ma la facciamo coordinata col fatto che i lavori hanno dei vincoli. Uno dei vincoli è il Giro d'Italia. Poi ancora bisogna stare attenti a tutte
tutelare tutte le attività di ristoranti, di alberghi che ci sono e quindi anche fare un cronoprogramma che non faccia diminuire l'afflusso di turisti, di cittadini che vogliono utilizzare ristoranti ed alberghi. Quindi c'è un cronoprogramma complesso. E prima di maggio faremo lavori secondari che non danno fastidio alla tappa del Giro d'Italia. E, insomma, stiamo studiando il cronoprogramma, siamo pronti per partire. Peraltro, una volta che abbiamo firmato il contratto, bisogna anche ordinare i materiali, la pietra lavica, eccetera. Quindi è tutto pronto. Il cronoprogramma sarà il migliore possibile per ottimizzare le esigenze di tutti quanti. E seguirò anche io in dettaglio i lavori perché sono ovviamente lavori molto, molto delicati, no? Tanto delicati che non si sono mai fatti perché poi prevale spesso la logica: non rischiamo e non facciamo niente. No, noi rischiamo, vogliamo fare questi lavori, li vogliamo seguire, ma dobbiamo tutelare tanti interessi di lavoratori e di cittadini e di immagine di Napoli col Giro d'Italia. E allora anche noi, come con la nostra redazione, seguiremo questi lavori di restyling che aspettavamo da tanto tempo del lungomare, uno dei più belli al mondo. La ringraziamo, la salutiamo e naturalmente le auguriamo buon anno e buon lavoro. Buon anno a lei, buon anno alla TV e buon anno a tutti quelli che ci ascoltano. Grazie, arrivederci.